Senti. Seduta di consiglio, niente soldi per il PEB in bilancio, bocciato l'emendamento dell'opposizione per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ritrovamento di uno scheletro umano a Salenda il Grappa, forse si tratta del padovano scomparso da casa un anno fa. Si rivolge ai telespettatori generosi il piccolo Gio che manda i suoi auguri e commuove tutti gli animi. Tutti i desideri dei bassanesi per la loro città nella letterina Babbo Natale, sicurezza, viabilità e altro ancora. Dopo l'appello a Rete Veneta del sindaco di San Zenone degli Ezzelini, gara di adozione, ma non è ancora finita. Nuova edizione di Bassano TG, buonasera a tutti voi telespettatori. Parliamo subito della seduta di Consiglio Comunale di ieri sera, dove a sorpresa è stato bocciato un emendamento della minoranza che andava a finanziare il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il tanto discusso PEBA. Le persone che sono in carrozzina o che fanno fatica a camminare, o le mamme con i passeggini, le persone anziane, insomma tutte quelle persone che spesso purtroppo nella nostra città trovano ostacoli, continueranno a trovare questi ostacoli perché non si sono voluti trovare i soldi per rimuovere queste barriere architettoniche. Già, il famoso PEBA. Vi ricordate cosa aveva risposto il sindaco Elena Pavan alle domande di Rete Veneta quando la piccola Beatrice non aveva potuto partecipare al concerto con i suoi compagni di classe perché con la sua carrozzina non riusciva a entrare in chiesa a causa delle barriere architettoniche? Questa clip del nostro servizio può rinfrescare la memoria. Come dice la mamma di Beatrice, questo è un errore vero. Però sì, degli errori si può far tesoro. Ripeto, abbiamo appena approvato un piano di abbattimento delle opere architettoniche come giunta comunale, come giunta non più tardi 10 giorni fa, cioè l'attività dell'amministrazione è assolutamente in questo senso. Appunto, partiamo da qui per capire cosa è accaduto nell'ultima seduta del Consiglio Comunale Bassanese, dove le minoranze hanno tentato di far mettere a bilancio 150.000 euro per togliere alcune delle barriere architettoniche della città. Va ricordato infatti che il PEBA, freddo strumento tecnico, senza i finanziamenti resta una scatola vuota. Ecco come è andata a finire. Questo emendamento è stato giudicato prima, tecnicamente in qualche maniera non dico inammissibile, ma bisognava aver previsto prima la progettazione e quant'altro. E poi in ogni caso, insistendo, abbiamo ottenuto il risultato di mettere in discussione, ma la maggioranza lo ha bocciato, quindi non ha ritenuto opportuno di dare corpo, concretezza a questo strumento che è stato fatto nella mia amministrazione e che ora doveva prendere in qualche maniera concretezza, appunto, possibilità di realizzazione, e la prenderà soltanto man mano che i lavori pubblici vengono messi in campo. Lo scatolone del PEBA resta quindi abbandonato sotto l'albero, come uno di quei pacchi messi per bellezza, giusto per dare una spolverata di spirito natalizio, con buona pace di chi scoppia in lacrime perché non può partecipare al concerto dei suoi amici, di chi non riesce a salire in ascensore alla stazione di treni e di chi deve affrontare piccole e grandi barriere in questa città. O altre situazioni in cui chi è in carrozzino o un passeggino ha difficoltà di mobilità, trova degli ostacoli e dovranno attendere perché i finanziamenti ad oggi non sono stati messi. Per questo Natale è andata così. Ma i giornalisti, le telecamere e i microfoni di Rete Veneta continueranno a incalzare il sindaco Elena Pavan, perché fra i botti del veglione di fine anno, nella calza della Befana, con le mascherine di carnevale, la Pasqua e ogni altra festa comandata del prossimo anno, il tema delle barriere architettoniche sia una stella polare per la sua amministrazione. E se dovesse dimenticarsene, fra i mille impegni di sindaco, glielo ricorderemo noi. Ed ora parliamo di un ritrovamento. Si tratta di uno scheletro umano ritrovato ai Casoni Rec in comune di Salenda il Grappa. Potrebbe trattarsi del padovano scomparso nell'estate scorsa un anno e poi mai più ritrovato. Potrebbero appartenere a Tiglio Beghetto, il 47enne di Tombolo, scomparso un anno fa, i resti del cadavere rinvenuto ieri pomeriggio nel comune bellunese di Salenda il Grappa. A fare la macabra scoperta un appassionato di residuati bellici che stava passeggiando nella zona di Casoni Rec. L'uomo ha immediatamente dato l'allarme che ha mobilitato i carabinieri della compagnia di Feltre e gli uomini del soccorso alpino. La salma è stata ricomposta e trasferita all'obitorio in attesa dell'esame del DNA che la procura di Belluno potrebbe disporre già nelle prossime ore. L'esame esterno dello scheletro risulterebbe compatibile con i tempi della scomparsa del 47enne che, come si ricorderà, nell'estate del 2018 fece perdere le proprie tracce mentre si trovava agli arresti domiciliari.
Le ricerche si concentrarono nella zona del Monte Grappa dopo l'allarme lanciato dalla moglie di Attilio Beghetto, che se n'era andato lasciando un biglietto di scuse rivolte proprio ai familiari. La sua auto venne ritrovata a Seren del Grappa, all'interno i suoi abiti e null'altro di più. E scatta la denuncia di un ventenne romeno che è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Bassano per l'incendio doloso di due auto. Aveva dato alle fiamme due automobili, ma durante l'atto vandalico si è procurato ustioni alle mani, al volto e alle braccia, che l'hanno incastrato. Un 21enne romeno è stato denunciato dai carabinieri di Bassano del Grappa per l'incendio doloso che ha distrutto due automobili a Romano d'Ezzelino. Alcuni testimoni avevano subito messo sulla giusta traccia i militari, che sono stati poi contattati dai colleghi di Cittadella, ai quali era stata segnalata in pronto soccorso la presenza del giovane ustionato. Gli approfondimenti di rito hanno portato il colpevole ad ammettere quanto aveva fatto e per lui è scattata la denuncia a piede libero. Si ignorano al momento i motivi del gesto. Ora invece gli auguri speciali del nostro piccolo eroe, ormai adottato da tutti noi. Stiamo parlando del piccolo Joe. Buon Natale a tutti! E sono davvero auguri speciali questi che ci giungono da parte del piccolo Joe, che oramai è quasi addirittura d'arrivo dopo le operazioni nella clinica della Florida, dove viene tenuto sotto osservazione con continue visite ed esercizi. Ben tre interventi che, come dice mamma Erika, sono soltanto l'inizio. Il quarto intervento fra poco, più di un anno per un nuovo fissatore. Sta bene, ci fa ancora sapere la mamma. Anche il resto della famiglia passa un Natale più sereno di quello dello scorso anno. Il piccolo lo avevamo lasciato a partecipare ad una maratona sempre negli Stati Uniti, anche lui con la maglia e il numero impresso, come un campione pieno di vitalità, di voglia di vivere, di vincere, di serenità, quella serenità che è giunta grazie alla vostra generosità che non cessa di manifestarsi. A quegli occhi che mamma Erika fotografa e posta, dedica delle frasi che tutti noi vogliamo fare nostre. E la tua mamma, amore mio, ti promette che costi quel che costi, tra mille eventi, ce la farà a riportarti qui. Non puoi nemmeno immaginare quante persone hai fatto innamorare con la tua forza, il tuo coraggio e quella voglia di sfidare i tuoi limiti. E a queste parole ci aggiungiamo anche noi in questa vigilia del Santo Natale 2019, per i tuoi occhi, piccolo Joe, per le tue gambine, per tutto l'amore del mondo che ogni piccolo merita. E allora li vogliamo riassaporare i tuoi auguri. E buon Natale, piccolo Joe. Buon Natale a tutti! Ed oggi giornata di vigilia, allora abbiamo chiesto ai bassanesi cosa chiederebbero a Babbo Natale per la città di Bassano del Grappa. Allora vediamo cos'è emerso nella nostra inchiesta. Adesso, se lei dovesse scrivere una letterina a Babbo Natale per chiedere qualcosa a Babbo Natale per la città di Bassano, cosa chiederebbe, caro Babbo Natale? Beh, sicuramente serenità e dopo giustizia, basta. Penso che sia sufficiente. Penso che Bassano ha fatto tanto, giusto? C'è già tante cose. Quello che in più, ben venga, adesso pensare cosa avere, felicità per tutti. Più sicurezza, più agibilità per le strade, perché ci sono dei tombini per esempio aperti, ho già segnalato questo, e io che vado in bicicletta è un pericolo. In Viale Venezia te lo posso già segnalare e vedo dove c'è l'Angarano. E poi un po' più di eventi in centro, essere un po' vivibile. Niente, perché la vedo già bella. Com'è? Io chiederei, tanto anche per Bassano, prima di tutto serenità. Ecco, quando che si va per le piazze vedo che non sono aggredita, se voglio faccio spese, se no passeggio, perché è sempre bello. Magari qualche addobbo in più natalizio anche, sì, e qualche anche casetta in più, perché non ce ne sono molte. Ecco, tipo anche paesi che sono anche, non so, Bolzano, così, Merano, anche qualche casetta in più. Sì, sì, sentire un po' più di Natale per questo periodo. E poi naturalmente ci sarebbero altre cose, ma magari in altri momenti dell'anno. Chiederei qualcosa per me, per la mia famiglia. Non per Bassano. E, tenendo in considerazione la famiglia fa parte comunque della comunità, ecco. Tanta serenità. A Bassano. Vabbè, a cosa? Beh, tante cose che avremo. Non fiatina viabilità più. Esatto, quello sì.
Quindi una viabilità più scorrevole, chiederei. Esatto, sì, 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 sì. Un po' più di pulizia, levare un po' di mendicanti, troppa gente che ti ferma, ti mette le mani addosso. Tranquillità e che tutte le cose vanno bene. Bassano del Grappa che terminino il ponte. E che cosa chiederebbe per la città di Bassano del Grappa? Non lo so, che finisse il ponte vecchio qua, perché ormai è tanto che va avanti. Adesso io anche comincio i lavori. Ecco, insomma. Lei chiederebbe questo? Sì, e dopo aiuto per tutti che avevano bisogno. E adesso la simpatica iniziativa di un cittadino bassanese che ha trasformato la sua casa in una meraviglia di luminaria natalizia. Se Babbo Natale dovesse rompere la sua bussola magica, arriverà comunque in via Don Lorenzo Perosi a Bassano, dove ormai da anni l'avvocato Roberto Bianchin allestisce uno spettacolo di luminarie davvero fuori dal comune. Bianchin aggiunge ogni anno un gioco di luce, una cascata di LED o un Babbo Natale che si arrampica da qualche parte e il risultato è spettacolare. Tanto che il padrone di casa lancia un invito a tutti i suoi concittadini. E vorrei fare un augurio a tutti i cittadini di Bassano. Se avete tempo venite a vederla, portate i vostri figli che avranno almeno 5 minuti in cui saranno un po' più felici perché vedranno degli effetti luminosi piuttosto particolari. E se non sapete dov'è via Perosi, non temete, basterà seguire le luci più colorate della città e ci arriverete di sicuro. E ci spostiamo a San Zenone degli Ezzelini, dove ci occupiamo ancora del canile abusivo, ma dalla parte dei nostri amici a quattro zampe, dopo l'appello del sindaco ai nostri microfoni che invita all'adozione. Avevamo seguito la storia dei 50 cani ritrovati in un canile abusivo di San Zenone degli Ezzelini, avevamo raccolto le ultime dichiarazioni del sindaco che meno di 10 giorni fa parlava di confisca degli esemplari, lanciando al contempo un appello di adozione. Anche noi di Rete Veneta ci eravamo dati da fare come cassa di risonanza affinché gli amici a quattro zampe potessero trovare una famiglia amorevole. Che punto siamo arrivati con le adozioni e la generosità della gente? Esatto, dici bene generosità della gente, perché c'è stata davvero tanta adesione, tante telefonate, tantissime persone che si sono interessate per adottare questi cani. C'è stato veramente un boom di richieste e ringrazio la nostra consigliera delegata con la delega alla tutela degli animali, Elena Frighetto, perché si è data da fare contattando tutti quanti, facendo anche i preaffidi per capire dove gli animali andavano ad abitare e com'era la famiglia, e siamo arrivati a farne adottare circa una quarantina. Cani in cerca ancora di una casa e di cure amorevoli, visto che comunque si tratta di esemplari adulti. C'è un Doberman, dei 8 bracchi tedeschi e uno Springer, per cui insomma ancora, ci sono ancora una decina di cani che cercano una famiglia per Natale magari. Un grande grazie davvero a Rete Veneta, perché da una settimana fa con quella intervista che abbiamo fatto su appunto la situazione dell'allevamento abusivo di San Zenone e con questo grande appello appunto per far adottare i cani, c'è stato un boom di richieste anche grazie a Rete Veneta sicuramente. E un grazie di cuore anche alle associazioni animaliste che si sono date da fare e hanno fatto il tam tam sui social condividendo appunto la notizia di questi cani in adozione. È ricoverato in terapia intensiva in condizioni gravissime il neonato di 5 mesi che all'alba di sabato sarebbe stato scosso dalla mamma nel tentativo di calmare un pianto disperato. I sanitari dell'ospedale di Padova hanno chiesto l'intervento della commissione etica per valutare la morte cerebrale. La donna al momento è indagata per lesioni gravissime. La corsa disperata in ospedale a Padova al pronto soccorso pediatrico. Il bambino, un maschietto di 5 mesi che quasi non respira più. La tragedia all'alba di sabato, una notte lunga per una donna di 29 anni, originaria di Bassano, e figlioletto secondogenito della famiglia. Il bambino piange disperatamente da oltre 2 ore, lei cerca di calmarlo, poi forse lo scuote in modo troppo forte, ma cosa sia accaduto in realtà è ancora tutto da chiarire. Il bambino a quel punto si calma, lei si stende a letto con il piccolo accanto, ma sente che respira a fatica.
Sveglia il marito e parte la corsa verso l'ospedale. Qui i medici si rendono conto della situazione e avvisano i carabinieri. Il piccolo è in condizioni disperate, potrebbe avere riportato danni al cervello, tanto che i sanitari del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Padova hanno chiesto l'intervento della commissione etica per valutarne la morte cerebrale. La donna casalinga, il marito, un lavoro da dipendente, vengono sentiti dai carabinieri. La giovane mamma è sotto shock, racconta quanto ricorda la nottata difficile, il bambino che piangeva in braccio e lei che lo cullava e forse quegli scossoni troppo forti per il suo piccolo. La donna da lunedì è iscritta nel registro degli indagati della Procura di Padova con l'accusa di lesioni personali aggravate ai danni del figlio. Un Natale difficile dove i pensieri vanno alla vita appesa a un filo di un bambino e all'infinita sofferenza di una famiglia attorno a cui si stringe un'intera comunità. Siamo ora alla rassegna dei vostri presepi, allora vediamone alcuni. Ricordo per chi ancora non l'avesse fatto di mandare i video e le foto dei presepi al cartello che vedete in sovraimpressione, quindi via WhatsApp o via email oppure chiamateci. Diamo uno sguardo alla programmazione. Questa sera alle 21:20 il film commedia del 55 Artisti e Modelle con Jerry Lewis, Dean Martin e Shirley MacLaine. Domani 25, giorno di Natale, alle 10 la Santa Messa in diretta dal Santuario di Motta di Livenza. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Ancora a voi l'augurio di passare la sera della vigilia in serenità per un Natale ricco di gioia. Arrivederci. Non solo pesce, selezioniamo per voi solo prodotti dal gusto autentico. Stupisci i tuoi cari per i pranzi e i cenoni del periodo più magico dell'anno e pesca le nostre offerte. Astice, 9,90 € al pezzo. Spiedini di mare, 2,99 € al pezzo. Benvenuti al meteo. Sarà una festività all'insegna dell'alta pressione e dunque con il bel tempo, ma vediamo il dettaglio della giornata di Natale.
Sul Veneto sole prevalente su tutti i settori, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo infatti si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature minime tra meno 4 e 3 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e i 12 gradi circa. Giornata di Natale con tempo stabile anche a Vicenza, nella città di Bassano del Grappa in particolare, sarà soleggiato su tutti i settori con cielo sereno o al massimo con qualche nube a carattere sparso, temperature massime sugli 11 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un sereno Natale e vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci! Non solo pesce, la freschezza del miglior pesce pescato e congelato è il miglior regalo che possiamo farvi, non solo a Natale, ma tutto l'anno. A Rosà, Statale Bassano Rosà.